Ho due considerazioni. La prima è che questa giunta, che in 5 mesi ha comunque lavorato solo, deve ancora ricevere dal punto di vista amministrativo quelle cose che ha seminato. Ci sono dei progetti in corso, per cui io ho ritenuto opportuno mantenere e riconfermare la fiducia, che avevo già detto principalmente, a tutti quanti gli assessori. Due, nell'ambito della riorganizzazione delle deleghe, che naturalmente sono responsabilità di tipo politiche, politiche nel senso che se vengono date a sono politiche, ci sono le condizioni oggi per una redistribuzione e quindi non ho ritenuto opportuno, sebbene nel confronto serrato che ho avuto con le forze politiche e le rappresentanti delle liste civiche, ma soprattutto dei consiglieri comunali, effettuare un rimpasto a 5 mesi dalle elezioni. Un rimpasto anche in termini di nuovi assessori, eccetera. Però avevi detto che avevi bisogno di professionalità, di competenze. Sì, ho bisogno di responsabilità e competenza. Quindi io ho fatto una premessa, ho dato delle responsabilità politiche, ok? Sono le responsabilità politiche di cui prende questi, di chi guida la delega. Cioè, se la delega all'urbanistica ce l'ha Luciano Marinucci, ok? Luciano Marinucci, che fa il medico, come lo era Palmiro Susi quando faceva l'assessore all'urbanistica, ha una responsabilità politica della delega all'urbanistica, sapendo bene che tutte le azioni che devono essere messe in campo su queste deleghe, e facendo Luciano Marinucci parte del Partito Democratico, verranno organizzate nell'ambito di una organizzazione interna che è quella del PD, che naturalmente ha, come dire, il nome di Raffaele Giannantonio verrà Raffaele Giannantonio sapete che poi a me è caro e sicuramente uno delle persone che mi è stata vicina e ha lavorato soprattutto a 360 gradi sul programma, ok? Però io ho ritenuto opportuno, proprio perché siamo in questa prima fase della nostra azione politica e amministrativa, cercare di dare ancora una maggiore responsabilità agli assessori che con me hanno condiviso questo primo percorso di impostazione. Naturalmente aggiustando su responsabilità politiche alcune questioni che io avevo dovuto a me, tipo quella dell'urbanistica, quella del turismo, quella della cultura, eccetera. Perché è indubbio che con la rimodulazione degli assessori da 7 a 5, e qua il problema c'è, quindi ogni assessore ha una serie pesante di idee che ci stanno sopra. E quindi viene meno anche quel discorso di poter scegliere delle figure in più che possono portare avanti delle specifiche, che purtroppo con la rimodulazione degli assessori questa è la questione. Scusami.